buona serata, mi chiamo Riccardo Lolli, come sapete, e sono qua per presentarvi la città di Bologna e i suoi 53 km di portici, a chilometri zero. Ed è molto importante che ognuno in cuor suo abbia la consapevolezza che là fuori ci sono i taglieri a chilometri zero, il prosciutto crudo a chilometri zero, il vino a chilometri zero, i tortellini fritti, la spuma di mortadella, le lasagne vegane, un intero fabbisogno energetico giornaliero, un intero criterio merceologico trasportato in centro sotto i portici con i furgoni Euro Zero. Bologna ha 53 km di portici, Bologna ha 55 km di taglieri. I taglieri Savassandir sono composti da affettati stabili, che sono gli affettati con un numero di protoni che non cambia nel tempo. Centinaia di giovani affetti stabili con la barba e la giacca catarifrangente si affrettano dinanzi agli affettati a chilometri zero, dopo aver vissuto a chilometri zero, lavorato a chilometri zero, amato a chilometri zero, parcheggiato a chilometri 5. Condividi un tagliere in quattro persone, perché nella nostra epoca mangiare è inessenziale, voltuario e ridondante, non è una pericena per vecchi. Se vuoi mangiare vai fuori dalle balle, Monte San Pietro, condividi se hai un cuore. Bologna ha 53 km di portici, 41 km di sacchi del Rusco sotto i portici, sempre diversi e rigorosamente separati per criteri merceologici. Bologna e i suoi taglieri, oggi come ieri. Bologna con i suoi protoni stabili, il piombo di Bologna è l'elemento stabile più pesante al mondo. Dicono che sui taglieri ci siano i batteri, microorganismi patogeni, spore, viroidi, prioni, può contenere tracce di frutta d'uscio, ma Big Pharma ci sta nascondendo i risultati delle ricerche, perché i giovani affetti stabili con la barba non devono sapere tutto ciò che si trova sul tagliere.